L'imbocco di Val di Susa è teatro di strane luci nel cielo fin dall'anno 1000. La cronaca del monastero di San Michele della Chiusa, dell'abate Guglielmo, descrive la notte in cui si vide un fuoco immenso a modo di grande colonna scendere dal cielo sul monte e, colle sulle fiamme lampeggianti nell'aere sereno, lambire tutto intorno alla cima. Quel luogo fu scelto per erigervi la sacra di San Michele e il monte battezzato Pircheriano, fuoco di Dio, a memoria di quella manifestazione celeste. Gli UFO faranno la loro apparizione sul Musinè solo nel XX secolo. Il primo disco volante di cui esista testimonianza viene avvistato il 12 luglio 1960 da una famiglia di Mati, Torino. Il velivolo solvola la croce sulla cima, illuminandola con un fascio di luce. 8 dicembre 1978. Il più celebre avvistamento in zona Musinè che fece scalpore fu quello dell'8 dicembre del 1978. Due giovani escursionisti si avviarono di sera a seguito di ripetuti avvistamenti di strane luci negli ultimi giorni. Essi finirono in ospedale e denunciarono un fenomeno del terzo tipo, un contatto. Attirati da una luce scintillante di strani colori, si avvicinarono per osservarla meglio. Uno dei due andò così vicino da scomparire poi nel nulla. Il suo amico lo ritrovò un'ora dopo scendendo 150 metri a valle, delirante e in stato di shock, con una gamba gravemente ustionata. I due soffrirono di congiuntivite nei giorni successivi per l'esposizione a quella strana intensa luce. Colui che sparì e riapparve, quando si riebbe, lanciò una dichiarazione inquietante. Vide due esseri non umani che lo portarono dentro la loro navicella per alcuni minuti, tentando di comunicare con lui. Egli non capì nulla e fu liberato. Il fenomeno finisce sui giornali nel 1964, quando la Gazzetta del Popolo fa riferimento a oggetti luminosi che si vedrebbero con una certa frequenza nei pressi del Monte Musinè. Sullo stesso giornale, il 26 aprile 1965, Donata Gianieri scrive che è generale opinione degli ufologi che misteriosi ordigni atterrino con i propri equipaggi sul Monte Musinè. La Gazzetta del Popolo, 9 ottobre 1964. Vedono dischi volanti nel cielo della città. Alcuni lettori ci hanno segnalato la presenza di un oggetto luminoso comparso ieri alle 22:15 sul cielo della città, dove è rimasto per oltre 20 minuti. Il signor Prunotto l'ha visto viaggiare a forte velocità da Superga verso il Monte Musinè, poi tornare indietro, fermarsi all'altezza di Porta Susa, l'osservatore si trova in largo Adriano, e ripartire poi per Superga. Il colore era quello della fiamma viva, pallida, e i contorni erano sfumati. Il diametro era pari a quello di un piatto visto da una decina di metri. Il signor Anastasi non ha visto l'oggetto luminoso, ma ha sentito il rombo. È un rumore caratteristico, ha detto. Lo conosco perché l'ho già sentito altre volte. Sembra quello di un grosso accumulatore sotto carica. Sono uscito sul balcone, ma non ho potuto vedere nulla. Secondo gli esperti, questi oggetti luminosi si vedrebbero con una certa frequenza nei pressi del Monte Musinè. Nel 1973 compare in Piemonte una misteriosa associazione ufologica, il Sideral Intercontact Center, SIC. Attraverso alcune circolari dattiloscritte, il gruppo annuncia l'arrivo sulla Terra di Apsu Ismaili Svandi, un alieno di 256 anni che risiede su un disco volante e tiene periodiche conferenze a San Giusto Canavese, Torino. Le sue sembianze sono documentate in una fotografia che finisce su tutti i giornali. Dal novembre 1973 una circolare del SIC annuncia una grandiosa manifestazione sul Musinè presso Torino. Alle 18:05 di venerdì 30 novembre un oggetto luminoso non identificato viene rilevato dalla torre di controllo dell'aeroporto di Caselle e dai radar. Nei giorni successivi c'è una vera e propria ondata di UFO. La notte del 4 dicembre si alzano dei caccia per intercettarli. Descrivendone uno dei tanti, Mario Bariona racconta: molte persone, centinaia, avrebbero notato l'oggetto mentre si dirigeva da Caselle verso il Musinè. I caccia hanno avvistato l'UFO, ma non sono riusciti ad intercettarlo. In Val di Susa c'è il punto di ritrovo degli oggetti misteriosi.
Tutti d'accordo, sembra il salotto del circolo degli UFO. C'è chi, tra i più preparati in ufologia, sostiene che il fenomeno è dovuto al fatto che il Musinè è una montagna radioattiva e può servire di riferimento agli UFO. Stampa Sera, 5 dicembre 1973. In seguito all'ondata di avvistamenti, il Circolo della Stampa di Torino organizza un convegno di ufologia per il 14 dicembre. Una circolare del SIC di 3 giorni prima ammonisce: le cose non serie e i falsi profeti verranno cancellati con il fuoco, arderà il Musinè. Puntualmente, nel primo pomeriggio del 14, una serie di roghi devastano i boschi sulle pendici del Musinè. Secondo le forze dell'ordine, si tratta di incendi dolosi. Le coincidenze sono inquietanti. Alcuni sdrammatizzano ritenendo che il circolo SIC non sia altro che un'operazione goliardica ai danni degli ufologi dell'epoca. Analizzando i dattilo scritti del gruppo su Pianeta numero 53, luglio 1973, Renzo Rossotti vi riconosce una matrice neonazista. Luigi Vacchi farà notare su Panorama, 20 dicembre 1973, che gli alieni predicatori, come Apsu, si somigliano tutti. Esortano, consolano, affermano che il corso normale della storia umana si è spezzato e che l'equilibrio deve essere ristabilito attraverso nuove vie. Quali? Per esempio, per mezzo di un ordine nuovo che dovrebbe essere imposto sulla Terra dagli abitatori degli spazi celesti. È la vecchia ideologia dell'autoritarismo che si ripresenta sulle ali degli UFO e che ha già fatto numerosi seguaci, organizzati in miriadi di sette in tutto il mondo. Un neonazismo, insomma, che viene dallo spazio. I primi sospetti di strane presenze in zona risalgono al 1968, quando Arduino Albertini scrive a un conoscente: molti di noi cercatori, ma non tutti, riteniamo che in quella zona ci sia qualche base sotterranea di dischi volanti, o perlomeno che da tempo questi dischi atterrino e che i loro piloti facciano degli esperimenti sull'uomo terrestre, ipnotizzandolo e facendogli poi perdere la memoria perché non parli. Lettera di Arduino Albertini, 24 luglio 1968, archivi Paolo Fiorino. La voce alimenterà ipotesi senza fine e qualcuno arriverà a mappare la base sotterranea con curiosa precisione. Fatto risale al 1988. Mio padre era solito percorrere per lavoro il tratto di strada che collega Torino alla Val di Susa. Quella sera di novembre la percorrenza della strada era quasi impossibilitata a causa di una fortissima nebbia, ma dovendo fare ritorno a casa, si era messo ugualmente alla guida. E nelle immediate vicinanze del Monte Musinè, all'improvviso, l'auto fu investita da un fascio di luce bianca che si propagava per un paio di metri di diametro intorno a lui. Spaventato e incuriosito, procedendo sempre a bassa velocità, abbassò il finestrino e rivolse lo sguardo verso l'alto, per capire cosa, emanasse quella luce. In quei momenti, lui immaginava fosse un elicottero o comunque un mezzo, diciamo, di natura conosciuta. Ma constatò che qualsiasi velivolo fosse non emanava alcun rumore e non riuscì nemmeno a vedere la fonte della luce. Quindi proseguì per diversi chilometri e la luce ad un certo punto scomparve, così come era comparsa all'improvviso. Quando arrivò a casa, non si riusciva a dare una spiegazione razionale all'accaduto. Ed essendo lui un uomo molto restio a parlare di questo genere di cose, non ne fece più accenno. Molti anni più tardi mi raccontò di questo episodio ed io ho ritenuto giusto condividerlo con la nostra amata Susie e con la sua bellissima community. Un saluto.